Anche Bardet può contare su un compagno di squadra, è stato avvisato via radio David De La Cruz dei movimenti alle spalle e dunque c'è stata un'altra accelerazione da parte dello spagnolo, non sufficiente però per impedire il rientro da parte di Aresman. E parte Nibali, Vincenzo Nibali, nel momento in cui si è rialzato David De La Cruz, perché erano appena rientrati Velasco, Fortunato e Aresman, subito lo scatto di Vincenzo Nibali. Siamo a 22 km dalla conclusione, è vero, queste sono le sue strade, qua ha vissuto da ragazzino le sue emozioni più importanti, più intense. Certo che sta correndo un bel rischio con questa azione adesso, Vincenzo Nibali, che è partito molto molto lontano dal traguardo e prova a riportarsi sulla sua ruota anche Lorenzo Fortunato. Prova al tutto per tutto Vincenzo Nibali, adesso deve anche sapersi gestire perché la salita è molto lunga, ma poi lui sa che c'è una lunga discesa, lui in discesa non ha paura e lì potrebbe ancora guadagnare ulteriori secondi, soprattutto su un Valverde che potrebbe invece avere delle paure, visto con Covi, ovvero il primo e il secondo della classifica generale. Guadagna ancora Vincenzo. Borraccia, come spesso succede, con attaccato con un pezzetto di nastro adesivo anche una gel che però Vincenzo ha dentato e buttato via. Altro tratto impegnativo questo, dove le pendenze sono più importanti. Gruppetto non è dietro, il gruppetto Valverde, però adesso è tutto sulle spalle del leader della classifica generale, perché è lui che deve difendere questa maglia, la maglia giallorossa. 40 secondi, Valverde si volta, una situazione abbastanza inconsueta anche per lui, che passa nel ciclismo mondiale per essere un corridore che non prende mai l'iniziativa e aspetta sempre di saltare sulla ruota di qualcuno. Adesso nessuno gli dava il cambio, probabilmente non aspettava altro Valverde, che qualcuno scattasse, e lo fa adesso Lorenzo Fortunato, e immediatamente infatti si incolla alla sua ruota il murziano. Però il vantaggio di Nibali è di 40 secondi e per lui siamo agli ultimi 400-450 metri prima del Gran Premio della Montagna, tra la sua gente, i suoi tifosi, sulle sue strade, nella sua Sicilia. Nibali che anche oggi comunque sta regalando davvero grande spettacolo, poi vedremo quale sarà il risultato finale di questa tappa, però ecco, io credo che sarebbe stato il sogno di tutti gli appassionati vedere su questa salita dell'Etna scattare Nibali, e così è stato. Direi proprio di sì, il grande coraggio di Vincenzo Nibali, che comunque in questo finale di stagione, una stagione sfortunata perché lo ricordiamo, la frattura al polso, la presenza al Giro d'Italia quando tutti pensavano non ci sarebbe mai arrivato in tempo, invece il grande carattere, la voglia di restare in gara al Giro d'Italia, anche perché ha avuto una brutta caduta anche durante il Giro, invece in questo finale di stagione è stato anche bravo perché è stato nono allo Skoda Tour, quindi un finale di stagione in crescita sicuramente quello di Vincenzo Nibali, e qui in quest'ultima tappa lo sta dimostrando ancora una volta. Covi di nuovo in difficoltà, attenzione. Però anche il gruppetto dietro ormai è in vista del Gran Premio della Montagna, dunque può tirare un sospiro di sollievo Alessandro Covi. Vediamo Fortunato, che è il primo del gruppetto all'inseguimento di Nibali, dunque dietro Nibali, Fortunato, Valverde, De La Cruz, Covi e Bardet. Niente, veramente la grande. Vincenzo Nibali che a questo punto sta facendo anche un pensierino, sempre menoino, alla classifica generale, perché ricordiamo che lui è decimo, stamani era partito dalla decima posizione con un ritardo di 13 secondi da Alejandro Valverde, e ci sono, non dimentichiamolo, anche gli abbuoni per il vincitore di tappa che andrà a prendersi 10 secondi, dunque potrebbe in questa giornata conclusiva balzare proprio al comando della classifica generale Vincenzo Nibali, con gran piglio sta affrontando questa discesa Nibali.
una discesa che conosce come le sue tasche, una discesa veloce, molto rapida nella prima parte, con lunghi rettilinei dove ha dovuto pedalare. Guardate molto più tecnica, molto più tecnica nella finale, dove deve pennellare le curve. Lui è un grande discesista e guarda come sta andando, come sta disegnando queste ultime curve. Trepo Velasco, che è sesto in classifica generale, anche lui a 13 secondi. Intanto è terminata la discesa per Vincenzo, ultimi 5 chilometri, lo vede là in fondo, sta per raggiungere il cartello dell'organizzazione che indica appunto gli ultimi 5.000 metri e sono 46 alla fine della discesa, i secondi di vantaggio per Nibali che è già rientrato sulla statale 114, la orientale Sicula, quella che collega Messina con Siracusa, e che è stata percorsa in pratica da Fiume Freddo, e la lasceranno i corridori quando mancheranno 4 chilometri alla conclusione. Il grande tifo per Vincenzo Nibali, siamo sulle sue strade e cresce l'attesa anche qua nella piazza del Duomo di Mascali per abbracciare il corridore più amato, e non solo in queste zone, vale a dire Vincenzo Nibali, perché chiaramente arriva anche la cronaca per i tanti tifosi di Mascali che sono qua nella zona del traguardo, ormai è in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Vincenzo Nibali, eccolo là in fondo, e vedete, per lui è una vera e propria passerella, una vera e propria passerella trionfale per Nibali sulle sue strade, nelle sue terre, tra i suoi tifosi, con un numero davvero di alta scuola, un campione, lo ha dimostrato di esserlo in tutti questi anni Vincenzo Nibali, con le vittorie, con le gioie e le soddisfazioni che ci ha regalato. È vero, è il Giro di Sicilia, che non è certo il Giro d'Italia, che non è certo il Tour de France, che non è certo una grande classica, lo sappiamo tutti, ma quando Nibali riesce a fare il Nibali al di là della corsa, beh, è un corridore che ti fa dire davvero quanto è bello il ciclismo. Ci fa sognare. Ultima curva effettuata per Vincenzo Nibali, che adesso è già dentro l'ultimo rettilineo, può già vedere il traguardo e può già iniziare ad esultare. Parla con l'ammiraglia, ringrazia ovviamente per il grande lavoro, e oggi è tutta sua. Ieri aveva detto anche un grazie grande così al fratello Antonio, che lo aveva pilotato davanti in una salita non adatta alle sue caratteristiche, doveva solo limitare i danni perché aveva già preparato il piano vero e proprio, quello da mettere in atto oggi con la tappa, con le salite vere, la sua Sicilia e la sua Etna, le sue strade, la vittoria di Vincenzo Nibali in una stagione, va a prendersi tappa e maglia in una stagione che ne aveva regalato soltanto giornate di sfortuna, di delusione, e guardate, a 36 anni, abbiamo detto, la prima volta nella sua Sicilia. Giada, mi sembra anche bello commosso Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali ha vinto tanto in carriera, ma io penso che emozionato come oggi ci sia stato poche volte. Due ali di folla per lui, e credo che una lacrima gli scenderà adesso, perché è stata una vittoria sofferta, una stagione difficile. Eccolo qui, un grande, un grandissimo Vincenzo, emozionato, che ritrova il feeling con la vittoria, ritrova il feeling con il successo in una gara sicuramente per lui non qualunque. Arriva poi la seconda posizione di Ravanelli, eccolo Vincenzo Nibali stravolto. Beh, immaginiamo anche cosa celare un po' le lacrime per nascere. E ci ha provato, si è staccato, poi quando sono andati via i migliori tra i migliori c'erano appunto Nibali, Valverde, Bardet. Sì, siamo al Giro di Sicilia, ma lui tante volte ha gettato in strada il coraggio Vincenzo, partendo quando mancavano 22 chilometri alla al quale bisogna, come abbiamo già detto, anche io non credo che sarebbe rimasto in gara, sarebbe andato a casa, sarebbe a casa, invece lui voleva terminare.